Questo programma è offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Il fantastico mondo delle competizioni endurance tornano ad essere protagoniste in GoKart TV e questa volta lo vogliamo fare in grande stile, raccontandovi passo per passo la 24 ore endurance, appunto, che in quella di Pomposa ha svolto la propria 11ª edizione. Oggi gli ospiti sono davvero tantissimi, molto carichi, e tra pochissimo ve li vado a presentare, ma prima voglio salutare la mia condottiera, collega, condottiera, amica di avventure, Giorgia Crivello. Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, in questi tre blocchi avremo un sacco di ospiti, abbiamo anche qui con noi un gioiellino in studio, dopo magari lo inquadreranno, quindi direi di andare subito al sodo, no? Assolutamente. Vi vado subito a presentare il patron di casa Pomposa Endurance. È tornato a trovarci all'interno degli studi televisivi di Sport Italia, Marco Bondi. Ciao Marco. Buonasera Ricky, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Giorgia. Ecco, e poi in questi tre blocchi avremo i vincitori di questa undicesima edizione della 24 ore Endurance di Pomposa. Inizio subito a presentarvi i trionfatori. Abbiamo qui anche il loro go-kart. Loro sono i membri, alcuni dei membri del team VKI. Vi vado subito a presentare il nostro Alberto Tognoni. Ciao Alberto. Buonasera, buonasera a tutti. E di fianco a lui si è accomodato Daniel Didolani. Ciao Daniel. Buonasera a tutti. Buonasera. Come state? Bene. Beh, meglio di così. Bene, bene. In questa corsa lunga un giorno non vi si poteva chiedere di certo di più. Ma prima di entrare nel dettaglio, Giorgia, qualche domanda infatti, a Marco, appunto, Bondi prima, è d'obbligo. Esatto, prima di dare voce ai vincitori, noi protagonisti di questa 24, io vorrei chiedere vorrei dare la parola a Marco Bondi, che è il titolare, no, di questo tracciato romagnolo, sì, e esatto, l'organizzatore di questa gara. Vorrei appunto chiedere prima di tutto chi ci può partecipare, facciamo sapere a casa insomma tutti chi può farlo e come viene organizzata una 24 ore del genere, simile? Allora, iniziamo col dire che i kart utilizzati nella Pomposa Endurance sono i normali kart che vengono utilizzati come noleggio nella gran parte delle piste in Italia. Sono motori 270, a volte si corre col 390, potenze variabili fra i 10 e 15 cavalli. Per partecipare la gara è aperta a tutti. Quindi anch'io, se volessi. Certamente, certamente. La gara è aperta a tutti, basta formare un gruppo di piloti, una team, formata dai propri amici, i propri colleghi, e ci si iscrive. Le iscrizioni sono variabili logicamente dalla durata delle gare. Abbiamo gare da 2 ore, 1 ora, fino ad arrivare alla 24 ore. E abbiamo un sito, il circuitodipomposa.com, e lì si cerca la propria gara, ci si iscrive e si può partecipare tranquillamente. Bene. Buona sapersi. Eh? A casa avete ascoltato bene, speriamo almeno facciamo fermentare, no, anche questa fetta di sport che ancora se ne parla troppo poco, secondo me. Bene, noi tra poco vi racconteremo davvero nel dettaglio questa 24 ore Endurance di Pomposa. Prima però farei partire questa nostra videoclip che abbiamo preparato per tutti gli amici del karting e che ci introdurrà appunto in questo evento lungo un giorno denominato 24 ore Endurance di Pomposa.
Eccoci con i vincitori di questa 24 ore Endurance di Pomposa. Come vi abbiamo già anticipato, sono stati i driver del team VKI e oggi due rappresentanti. Io partirei subito a fare qualche domanda al nostro Alberto Tognoni. Allora Alberto, sin dalle crono avete fatto intendere che insomma volevate agguantare questo titolo importante. Sì, sì. Infatti già dalle prime prove che abbiamo fatto abbiamo visto che effettivamente andava molto bene il kart, quindi abbiamo provato a vedere se c'era qualche problema, ma tutto sommato si è visto almeno. Ecco, lo start per voi è stato sicuramente sin da subito molto, molto buono. Sì, 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 sempre molto. Con te, soprattutto, sì, esatto, soprattutto per il nostro amico Dino Daniel, che ha fatto una partenza con il giudice anche davanti, ha dovuto schivarlo, quindi è stato anche abbastanza molto bravo, molto bravo. Ecco, chi è che aveva fatto la pole position di voi? Bonazzi. Sapete che noi in quel di Pomposa l'abbiamo sentito intervistato? Sì. Volete ascoltare quello che ci ha raccontato? Certo. Sentiamolo. Beh, diciamo che ci è andata bene, per due millesimi siamo riusciti a portare a casa la pole position. Adesso vediamo come andrà la gara, perché qua sono tutti agguerriti, speriamo che vada bene, speriamo anche nel tempo perché ha messo pioggia, quindi che la fortuna ci aiuti, ecco, tutto lì. E rieccoci in studio. Allora io volevo parlare subito con Daniel Didolani, e volevo chiederti quando avete pensato ce l'abbiamo fatta, la gara è nostra, c'è stato un momento particolare in cui, ecco, lui annuisce, quindi... In realtà quando è iniziato a piovere... Abbiamo fatto diversi turni dove siamo riusciti ad avvantaggiarci abbastanza bene. Ci siamo divisi i compiti, nel senso che durante tutta la notte abbiamo corso in 4 piloti su 6 e siamo riusciti a guadagnare un bel po' di giri. Okay. E poi, quindi già lì, avevamo una mezza idea che potesse andare bene. Sì, sì. E così è stato. È così è stato. Invece Marco, tu ti aspettavi questo successo da parte del team VKI? Beh, VKI è tanto tempo che frequentano le gare da Pomposa Endurance ed erano sicuramente una squadra da battere. Uh-huh. La 24 ore è la gara più prestigiosa e vi partecipano solo i team migliori, e quest'anno il VKI si è risultato il migliore fra il tutti. Migliore. Ma tra l'altro che premi avete messo in palio per i vincitori? Beh, i premi sono più che altro dei ricordi, delle manifestazioni. Ovviamente c'è una coppa unica incisa da un pilota esperto, un ex corridore, e tanti ricordi, le magliette, berrettini, perché i premi sono soprattutto la soddisfazione di vincere una gara, certo, così dura. Ok, ma io invece volevo sapere, quei ragazzi che tra l'altro siete giovani, quanti anni avete? 30. Io quasi 30. Quasi 30, ecco, da dove è nata questa passione per i calcio? Da dove è nata questa cosa? La voglia di voler correre, di voler partecipare anche quindi a delle gare, no? Come certo. Questa. A me sì, è nata così per sbaglio, ho detto provo, da un noleggio, ho provato un noleggio, una prova anche l'altra, e dopo alla fine è risultato che mi hanno chiesto per andare a entrare e far parte di una squadra a fare la prima 24 ore, che l'ho fatta nel 2006 la prima, e quindi è stata... Da allora ho continuato a farle. Ma eravate amici già prima, nel senso, pure vi siete incontrati in merito? Durante, esatto. Bene. Chi è secondo te il team dopo, questa volta lo chiediamo a Daniel, il team che dopo, non so, verso tre quarti gara temavate di più? È sicuramente il Persi, fin dall'inizio si vedeva che era la squadra forse da battere. Però già prima che iniziasse la gara c'erano diverse squadre che temavamo, a partire da Nutria, gestita da Carniello, che per le prime 6-7 ore ci siamo chiesti 100 volte cosa stava facendo. E chiaramente il Pomposa, che comunque è la squadra, certo, di casa, e lì va veramente forte. Beh, andavano un po' forte tutti, Marco, sì, diciamo. Sì, come ho detto, a questa gara partecipano dei team quasi tutti esperti e navigati. Assolutamente, e poi abbiamo visto che la competitività è stata molto ravvicinata, anche i tempi dopo le crono, se pensiamo che solo due millesimi hanno diviso il VKI dal team dai Persi, secondi, esatto. Insomma, più omogenea di così non si poteva. Andiamo a ringraziare anche gli altri vostri componenti, che naturalmente oggi, certo, non sono potuti venire qua all'interno degli studi di Sport Italia. Chi sono? Ugo Prati, il fratello Victor Prati, Mamo, Massimiliano Bonazzi, che è l'autore tra l'altro della pole position,
Vittorio Scarcia. Ringrazierei Elena Squarzanti, bravo, che ci ha dato una grandissima mano, è stata una team manager con impeccabile. Cinisio, Marco Sinico, che ci ha portato avanti per tutta la notte quando Elena era a letto. Ci ha supportato anche con le immagini tecniche di GoPro e tutto, quindi è stato veramente molto bravo. Ecco, se poi posso, volevo anche ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti a seguito, che ci hanno supportato. Che è importante il tifo, esattamente. Che sono venuti, sono stati ore con le radio a parlarci finché eravamo in pista e insomma è stato un grande apporto. Bene, salutiamo i ragazzi della VKI che abbandonano gli studi di Sport Italia da trionfatori per dar posto al team Persi che è arrivato secondo. Ora quindi, cosa c'è? Pubblicità, fuori loro, avanti gli altri, a tra poco. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta. Velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità. Ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta. Via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta. Dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista Radio Box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Ben ritrovati negli studi di Sport Italia e come vedrete tra pochissimo si è accomodato uno dei drivers del team Persi Corse che ha conquistato dopo questa corsa lunga un giorno la seconda posizione. Abbiamo con noi Giampaolo Quacquarelli. Ciao Giampaolo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Oh, come stai? Bene, bene, grazie. Carico. Bene, carichissimi. La nostra Giorgia adesso infatti, ha qualche allora, domanda. Allora Giampaolo, io vedo che dopo le cronache avete agguantato subito la seconda posizione, iniziando ad andare insomma a duellare con fuoco e fiamme, col coltello tra i denti, anche con gli altri team, sin dall'inizio della gara, no? Come avete vissuto questa fase iniziale del percorso? Beh, fin da subito abbiamo combattuto per qualche ora con gli amici di VKI, sempre ruota a ruota, un po' davanti noi, un po' davanti loro. Uh-huh. Già loro ci avevano preso la pole position per due millesimi e noi invece gli abbiamo preso il giro più veloce per un solo millesimo. E siamo andati avanti così per qualche ora finché non abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che ci ha costretto a perdere un po' di terreno. Ricordiamolo, scusa, al volante? Al volante la partenza l'ha fatta Matteo Bergonzini, okay, che si è alternato nelle prime fasi di gara con Manuel Mazzarolo e con me. Ok. Ecco, ricordiamo agli amici di Go-Kart TV che questa 24 ore Endurance di Pomposa è stata veramente molto faticosa anche a livello climatico, perché verso metà gara ha iniziato a piovere, ha iniziato il diluvio. E quindi vorrei chiedere a te come avete deciso di interpretare questa parte di corsa. Beh, è stata abbastanza dura, noi eravamo solo in 5 e avevamo però due mostri da bagnato che sono Matteo Bergonzini e Manuel Mazzarolo, che hanno guidato da eroi per buona parte della notte, anche perché è piovuto dalle 10 di sera circa alle 8 di mattina e la pista si è asciugata verso le 11. Abbiamo lavorato duramente, siamo riusciti un po' per sfortuna di VKI e un po' per abilità nostra ad avvicinarci, ma non abbastanza da rendergli la vita difficile fino all'ultimo giro. Ma tra l'altro volevo chiedere a Marco, seppur venga a piovere, tra l'altro le gomme che si continuano ad usare per gareggiare sono sempre le stesse, giusto? Le slick? Sì, sì, esatto. Il regolamento è molto simile a tutte le gare endurance, abbiamo un peso infatti, minimo. Infatti spiegaci anche bene il regolamento di questa gara anche esatto, successiva. Abbiamo innanzitutto un peso minimo su cui il pilota quando rientra in box viene pesato assieme il kart e non può scendere sotto un peso minimo. Il pilota questo? Il pilota e il kart assieme. Ah, okay. Passano su una bilancia e viene pesato in modo che tutti
tutti carte non hanno, non possono scendere sotto un peso minimo. Okay. Abbiamo dei turni massimo di guida, quindi un pilota non può stare in pista più di 30 minuti consecutivamente. E abbiamo dei cambi minimi durante tutta la gara, sono predisposti dei cambi minimi, logicamente cambiano da gara a gara. Nel nostro calendario abbiamo gare da 2 ore dove sono previsti minimo 7 cambi pilota, mentre in questa occasione la 24 ore erano ben 58 i cambi pilota che occorrevano fare durante la gara. Nel caso che non si rispetti il regolamento, il team viene penalizzato con una penalità, che si tratta di uno stop and go, ovvero il kart viene fermato, lasciato fermo per 10-15 secondi, dipende logicamente dalla gravità dell'infrazione, e poi fatto ripartire. Ok, bene. Tra l'altro, per chi non ci ha seguito nella prima parte, ricordiamo il sito, almeno vanno a controllarselo. Sì, certo, anche. Il sito è circuitripomposa.com, dove si può trovare tutte le informazioni, i regolamenti e modalità di iscrizione. Okay. Bene, abbiamo visto tra l'altro in queste 24 ore, beh, noi siamo abituati di GoCar TV, che ti seguiamo da anni, che in questo paddock per eccellenza si respira un clima veramente festoso. Qual è il segreto di questo successo? Adesso il segreto non saprei dirlo. Noi è 11 anni che organizziamo queste gare e onestamente ad ogni gara è un'emozione nuova. Vediamo piloti, avversari in pista, ma amici e box. E questo clima festoso proprio da grande evento, e poi terminata la rivalità in pista quasi tutti si ridanno la mano e amici come prima per l'appuntamento della prossima gara che l'aspettiamo sempre tutti impazientemente. Ecco. Marco, infatti volevo sapere quanto è difficile andare ad organizzare un evento del genere. Sappiamo che Ricky lavorano attorno tantissime persone, tra il bar, i medici, gli organizzatori, chi fornisce i mezzi, i commissari, sì, tutti insomma. Noi ci appoggiamo quasi sempre a delle organizzazioni esterne per quanto riguarda fornitura dei kart. Questa gara si è corsa con i kart della Car for Fun, con cui collaboriamo da ben 11 anni. C'è da gestire tutto il personale medico che fortunatamente non ha mai lavorato ma è comunque sempre presente in pista, i commissari che si alternano in tutte le 24 ore, il servizio cronometraggio, sì, sono tante cose da mettere tutte a puntino, però in 11 anni di esperienza posso affermare di saperlo fare abbastanza bene, via. Ecco, noi tra l'altro a tal proposito abbiamo parlato di grande clima di festa durante questa 24 ore Enduras di Pomposa. Durante il corso della giornata abbiamo intervistato tantissimi piloti e i team e ora vi proponiamo solo alcune delle interviste che abbiamo fatto in queste 24 ore. Insomma, dai, ci stiamo prendendo la mano. Adesso pian pianino miglioriamo di giro in giro, insomma, non siamo neanche messi troppo male. La gara è lunga e siamo fiduciosi. Siamo il team Mugello Karting, per noi la seconda partecipazione a questa bellissima Endurance, che per noi è già veramente un sogno essere qua e quest'anno riuscire a lottare veramente, insomma, testa a testa con le posizioni davanti. È un dato di fatto, è iniziato nel mio turno, me la sono cavata abbastanza bene, dai. Abbiamo risalito qualche posizione, siamo a un passo dal podio, speriamo di mantenere fino alla fine questa posizione. Inizia a diventare complicato, però anche correre con la pioggia è parte del gioco e bisogna adattarsi. C'è chi è più veloce, c'è chi è più lento, ma è anche qui che si vincono le gare, non solo sull'asciutto. Bellissima esperienza. 21 ore, mi mancano 3. Mi mancano 3, devo fare ancora un'ora, però la forza si trova perché quando ci si diverte si trova la forza, volere è potere. Allora, CT Racing, è la prima volta che faccio questa avventura, è un'avventura con la pioggia di notte. Ci stiamo divertendo come i pazzi, guarda, è una cosa meravigliosa. Io sono abituato con le auto e correre con i kart è sempre stata una passione da piccolo e grazie agli amici che mi hanno invitato. Speriamo che non piova più perché ci siamo fatti come i pulcini, però bellissima esperienza da ripetere, senz'altro. Eccoci dopo 21 ore, siamo messi molto bene perché siamo in testa con 3 giri di vantaggio. Abbiamo optato per una strategia abbastanza conservativa, però abbiamo dei piloti fenomenali che continuano a guadagnare un sacco di tempo in pista e stiamo andando veramente bene, quindi adesso stiamo solo stando attenti a non fare confusione e a gestire il vantaggio.
Ritorniamo con uno dei drivers del team Percy Corse che, come abbiamo già annunciato, hanno conquistato la piazza d'onore in questa prestigiosa 24 ore Endurance di Pomposa. Gianpaolo Quacquarelli, un voto da 0 a 10 al team. Come si è comportato? Al siete team, contenti? Direi tra l'11 e il 12 sicuramente. E all'organizzazione? All'organizzazione un 10 pieno, sia al circuito di Pomposa che ai ragazzi di Car for Fun che ci hanno supportato per tutta la gara. Vogliamo andare a nominare anche giustamente anche i tuoi compagni che oggi non sono potuti essere presenti? Certo, gli altri membri della squadra sono Massimiliano Marchesini, Nicola Gennari, e Matteo Bergonzini e Manuel Mazzarolo, che ho già citato come maghi della pioggia. Ecco. Tutti veramente bravissimi. Noi ringraziamo Gianpaolo della presenza. Porta i saluti grazie di Sport Italia a tutto il tuo team, ovviamente. Assolutamente, anche di Giorgio Crivello. Ovvio. Naturalmente. Noi ti salutiamo perché dopo il secondo break pubblicitario entreranno in casa Sport Italia i drivers che hanno conquistato la terza posizione, che vogliamo già dirli? È Roma Caput Karting. Perfetto, a tra poco. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista, regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E diamo ora un grande benvenuto alla squadra che ha conquistato la terza posizione al termine di questa bellissima 24 ore Endurance di Pomposa. Abbiamo con noi il team Roma Caput Karting che erano i campioni in carica perché a maggio avevano conquistato la vittoria nella 500 miglia sempre di Pomposa. Ve li vado subito a presentare. Abbiamo con noi Maurizio Sini. Buonasera a tutti. Maurizio Sini e il nostro Roberto Barberi. Buonasera a tutti. Che era un po' lo stratega in questa edizione della 24 ore Endurance per il team Roma Caput Karting e poi andremo a capire il perché. Ci sono tante domande da fare. Sì, allora, prima domanda. A Pomposa vi siete presentati, se non mi sbaglio, con due team. Sì, sì. Volete spiegarci il motivo di questa scelta, insomma? Ma semplicemente perché il primo team era per la riconferma della vittoria della 500 miglia. Il okay. secondo team era un team sperimentale dove portavamo quattro piloti, diciamo così, alla prima esperienza Endurance e per appunto inoltrarli in questo mondo e perché no in un futuro di fare la seconda squadra. Ok, bene. Maurizio, partivate solamente, tra virgolette, dalla sesta posizione in griglia. Sì. Poi come avete interpretato le prime ore di gara? Prime ore con Paolo Donzelli, Francesco Mancini e Leopoldo De Fazio, alternati e poi io. Fino a che tra qualche problemino che abbiamo avuto e poi sapevamo che verso le 22 veniva a piovere e quindi contavamo sinceramente con la pioggia andiamo abbastanza bene, contavamo di recuperare nella notte con la pioggia. Così dall'ottavo posto che stavamo, un altalenante ottavo fino al secondo, poi un'altra volta ottavo e alla fine siamo arrivati terzi, diciamo con molto merito secondo me. La terza posizione vi
vi premia? La terza posizione, il podio era il nostro obiettivo, sinceramente. Anche perché lo scorso anno, la 24 ore, la nostra prima esperienza, perché noi siamo un team molto giovane, di un anno e mezzo. Infatti questo è quello che volevo chiedervi, da quanto? Da un anno e mezzo? Un anno e mezzo, okay, che siamo insieme. E praticamente eravamo arrivati ottavi lo scorso anno. Quest'anno terzi, diciamo, sì. Roberto, ma raccontaci bene di questo secondo team. So che state allevando giovani promesse, sì, nel, diciamo, karting in indoor e endurance. Sì, diciamo che è un'esperienza che volevamo fare, portando delle persone nuove nel mondo endurance. L'unica cosa che ci complica un po' la gestione a livello di due strateghi, ma lavorando spalla a spalla con il buon Umberto Soldati riusciamo a conciliare, quando non entriamo in pista uno dei due, a portare avanti la stessa strategia aggressiva sia dell'uno che dell'altro team. Forse abbiamo scelto, diciamo così, un panorama molto difficile come la 24 ore, però siamo molto soddisfatti del risultato anche della seconda squadra per appunto testare queste nuove leve. Ma nello stesso tempo non è che ci fermiamo qui, perché abbiamo intenzione anche di aprire a più di qualche pilota nuovo il nostro discorso dell'endurance. Bene, ecco Marco, questa cosa qui è fantastica, di sì, piloti che si avvicinano quasi per caso, poi si appassionano talmente tanto, grazie anche a dei risultati fantastici, e fanno appassionare a loro volta altri piloti. Sì, noi proprio anche per agevolare questi team abbiamo un calendario molto articolato, diciamo, oltre le due grandi classiche che sono la 500 miglia a maggio e la 24 ore a ottobre, abbiamo due piccole serie, quella estiva da 2 ore, si corre generalmente il venerdì sera da maggio fino a settembre, e adesso siamo pronti a partire con la serie invernale di sole 4 ore, si corre la domenica. E qui si dà la possibilità anche di partecipare ai piloti nuovi. Nelle 2 ore basta essere solo in due, nelle 4 ore i team bastano essere un po' più snelli. E abbiamo fatto anche delle gare proprio da 1 ora, proprio per dare la possibilità a chi non ha mai partecipato di avere almeno un assaggio di come funziona una gara endurance. Tra poco andrete anche in Spagna. Sì, abbiamo, 10 di dicembre. Sì, nella serie invernale abbiamo una piccola pausa, la serie invernale inizia a novembre, a dicembre, il 10 di dicembre, saremo per una 6 ore in Spagna, a cui invitiamo tutti quelli che vorranno parteciparvi, poi la serie invernale proseguirà a gennaio, febbraio, marzo, per poi ripartire con la stagione della 500 miglia e tutte le altre gare. Bel calendario. Alle Canarie, giusto? Non alle Canarie, detto, alla pista, perfetto, di Gran Canaria. Quindi lì si sta anche bene, 25-26 gradi a dicembre, sì, giusto? Esattamente. Sì. Respirano nell'aria. Bene, per questa puntata di Go Kart TV è tutto. Io volevo ringraziare tutti i piloti della 24 ore, che vogliamo anche nominarli. Sì, sono veramente tante le squadre. Abbiamo le squadre del Pomposo, dell'Entella, che vengono dalla Liguria, il Caput Karting da Roma, il Karting Club Melandri Ravenna, il CT Racing, il Team Nutri ormai in affezionato, no, che nel WKI, e tutte le squadre si vengono da tutta Italia, perché per noi la 24 ore è veramente la gara più importante dell'anno. Quindi Go Kart TV ringrazia sicuramente il patron di casa Pomposa, Marco Bondi. Salve, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ai ragazzi se hanno dei ringraziamenti da fare. Sì. Dai. Prego. Allora, ringraziamo innanzitutto gli sponsor, alla DPM, Rivareno, Sini Opel, DB System, West Drone e Darim Case. Bene. E per quanto riguarda invece i componenti, ringrazio della Team RCK1 Leopoldo De Fazio, Paolo Donzelli, Maurizio Sini e Francesco Mancini. Mentre per quanto riguarda la Roma Caput Karting 2, Umberto Soldati, io Barberi Roberto, Simone Amico, Simone Amico, Piero Limonta, Rocco Biscione e Cristian Zanetti. Beh, tantissimi, e ho visto che anche avete tanti sponsor, e questo magari anche in categorie più ampie. Ci sono piloti che non hanno sponsor. Complimenti a Roma Caput Karting, perché è piena di sponsor, e questo fa bene al karting e fa bene anche al lavoro che facciamo noi, perché dar visibilità. Sta anche a vedere quante aziende sono interessate a un
uno sport così che è di nicchia comunque, no? Uno esatto. Sport del genere. Ricky, ricorda il sito www.go-kart.tv. Esatto, no, è sbagliato. No, come no? www.go-kart.tv.com. La nostra info@gocarttv.com o la nostra pagina Facebook che è gocarttv/orraceTV. Mettete un bel mi piace. Grazie Giorgia. Grazie a te Ricky, alla prossima. Siamo in chiusura, ma tra poco Race TV, rimanete con noi. Questo programma è stato offerto da gocarttv.com. Collegatevi, eh? Parola di Oriano, uscito da Sboroni.